Sono molto contenta e felice di questo risultato. Essendo la prima dei non eletti al Senato, ecco, si è liberato il posto perché qui in tutta la provincia di Frosinone abbiamo sostenuto la senatrice uscente, la Anna Cinzia Bonfrisco, che andrà in Europa e quindi mi consentirà a me, insomma, di poter sedere a Palazzo Madama. Spero di poter rappresentare al meglio questo territorio. Io sono molto felice dei risultati che abbiamo ottenuto in questa tornata elettorale per le europee. Ho visto che abbiamo tanto consenso e soprattutto abbiamo le persone che ci seguono e che esprimono il consenso attraverso la preferenza. Questa è stata una grande dimostrazione per noi, per la Lega, perché abbiamo capito che abbiamo, oltre ad avere il consenso dettato dal nostro leader, che è Matteo Salvini, abbiamo la possibilità sul territorio di avere le preferenze, che significa che potremo lavorare per un futuro, per avere anche un nostro consigliere regionale, e questo ci onora tanto. Significa che abbiamo lavorato bene negli anni, che ci siamo sempre stati e che la gente lo ha riconosciuto. Sicuramente questa caterba di voti, questa vicinanza che lui ha da parte della gente, lo si deve al fatto che lui è vicino al popolo, è attento con leggi che sono mirate, insomma, per la gente, e quindi è pronto ad ascoltare le esigenze di tutti. Ma noi lo vediamo proprio quando lui viene nei comizi, attende che le persone vengano ad abbracciarlo, a farsi il selfie con lui, significa che comunque vuole vicinanza con il popolo. Ecco perché è un leader.